A Lanciano il corso di laurea in diritto dell'ambiente e dell'energia è realtà. Questa mattina sottoscritta la convenzione tra il sindaco di Lanciano Filippo Paolini, Dino Mastrocola, rettore dell'Università di Teramo, gli assessori regionali Nicola Campitelli e Pietro Quaresimale. Assessore Nicola Campitelli, quindi oggi è giornata importante per Lanciano e lei si è fortemente impegnato per attivare questo corso di laurea. È una giornata storica, importante, perché diamo un pezzo di futuro ai nostri giovani e non solo ai nostri giovani, a tutti gli abruzzesi e a tutto l'Abruzzo. Abbiamo voluto sostenere come Regione Abruzzo fortemente, economicamente, questa nascita di questo corso di laurea, che è uno dei corsi più innovativi e all'avanguardia in Italia, proprio perché fa fare un grandissimo salto di qualità alla nostra regione, ma soprattutto formerà dei professionisti che poi sappiano dare anche delle risposte al mondo produttivo che guarda verso una transizione ecologica. Attraverso questi grandi eventi, queste grandi opportunità, in effetti credo che possiamo rilanciare la Regione Abruzzo dal punto di vista non solo sociale, culturale, ma anche dal punto di vista economico, perché mi auguro che saranno tanti ragazzi che anche da altre regioni d'Italia verranno in Abruzzo. Professor Dino Mastrocola, magnifico rettore dell'Università di Teramo, non sono mancate le polemiche, ma finalmente oggi c'è la firma della sottoscrizione per questo nuovo corso di laurea in diritto dell'ambiente e dell'energia a Lanciano. Sì, insomma, le polemiche erano anche, insomma, collegate alla fase iniziale, ma insomma, quando un progetto ha i piedi per camminare ed è valido, non ci sono polemiche che tengono. Insomma, questo corso di laurea è unico in Italia, è un territorio che ha chiesto fortemente l'attivazione di questo corso, quindi non si poteva non rispondere al territorio. L'Università di Teramo si distingue proprio per questo, per cercare di venire incontro alle esigenze del territorio, sia per quanto riguarda la formazione, sia per quanto riguarda la ricerca e la ricerca applicata. E il corso di diritto dell'energia e dell'ambiente a Lanciano è un esempio mirabile di questa nuova tendenza che l'università dovrebbe avere. Dico l'università in generale, cioè rispondere alle esigenze dei territori. Poi questo paese ha bisogno di laureati e i laureati possono aumentare se si va loro incontro. E io sono convinto che anche lo spopolamento si possa arginare in questo modo. Restiamo al sud, restiamo nelle aree interne prima per studiare e poi resteremo meglio per lavorare.